Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e benvenuti in un nuovo video di Skyrim, il nono della nostra playlist Artefatti da Eldritch. Siamo a Markarth, la città nanica. Per onorare la città nanica ci siamo appunto messi il set nanico, come negli altri episodi precedenti. Dobbiamo recarci da questo vigilante, vedete, che è lì davanti a noi, ci aspetta per parlarci. Scusa, sai qualcosa su questa casa? Hai visto qualcuno entrare o uscire? Perché me lo chiedi? Faccio parte dei vigilanti di Stendhal. Crediamo che questa casa possa essere stata usata per celebrare il culto dei Daedra. Riti malvagi, presente? Ti serve aiuto? Stavo giusto per entrare. E tornerà utile qualcuno che mi guardi le spalle. Seguimi e tieni gli occhi aperti. I Daedra sono creature potenti e pericolose. Non sai mai cosa attenderti da loro. Ok. Iniziata la nostra missione, ragazzi, a casa degli orrori. Esplora la casa abbandonata. Il vigilante è già dentro. Ed eccoci qua, avremo a che fare con un altro degli dei daedrici. Non vi dico ancora chi. Cibo fresco. Niente polvere sui mobili. Qualcuno è stato qui di recente. Ma la gente che ho interrogato mi ha detto di non aver visto nessuno entrare né uscire. Quindi? Aspetta, mistero. Hai sentito? Credo venisse da lì. Qui ci sono delle casse e tanta roba da lootare, eh? Come vedete. Già, c'è qualcosa qui dentro. Vieni, dobbiamo andare in fondo a questa faccenda. Vieni fuori, sappiamo che sei qui. C'è okay. Un'altra porta. Vedi se riesci ad aprirla. Richiede la chiave. Stendhal misericordioso. Questa non è una daedra come le altre. Ci serve aiuto. Debole. È debole. Tu sei forte. Distruggilo. Va prima tu. Avanti, muoviamoci. Vabbè, ci è stato detto di uccidere il vigilante Tyrannus. Ecco qua. Oh, finalmente l'anello della furtività minore. Trova la tua ricompensa. Guardate l'atmosfera come è diventata cupa mano a mano che scendiamo. La porta ora si apre. Sì, più giù, nelle viscere. I passaggi sono dietro questi armadi, come vedete. Ci siamo quasi. Il tuo premio ti attende. Guardate, antiche rovine che ci portano a un altare con una mazza. Prendi mazza arrucinita. Pensavi che Molag Bal, il signore della dominazione, ti avrebbe ricompensato così facilmente? Cosa vedi da quella piccola gabbia? Parla. È una mazza, è arrugginita. Arrugginita? Asciutta. C'era un tempo in cui questa mazza grondava del sangue dei deboli e dei pavidi. Ma un signore da Edrico ha dei nemici. E la mia rivale Boezia lo fece profanare dal suo sacerdote. È rimasto qui, in rovina, fino al tuo arrivo. Vuoi vendicarti di Boezia? Vendetta? No. Voglio sottomissione. Voglio che il sacerdote che si è macchiato di quest'onta si inginocchi e mi dia la sua anima. Celebra gli spregevoli riti di Boezia al mio altare, ma ora è sparito, catturato e imprigionato, lasciato a marcire. Salvalo, lasciagli celebrare il suo rito ancora una volta, e quando lo farà, sarò lì ad aspettarlo. Ok, abbiamo un nuovo quest, una nuova step di missione, scusate. Dobbiamo salvare il sacerdote di Boezia, che
in realtà abbiamo capito essere rivale di Morag Bar, colui che ci ha appena parlato al suo altare. Quindi gli dei daedrici hanno anche rivalità tra di loro, non riescono tutti a collaborare. Ognuno è proprio influsso, piano di influsso e piano di potere. Quindi usciamo fuori e vediamo dov'è che dobbiamo recarci, signori, per la prossima fase della missione. Allora, ecco qua. Cerchiamo. Allora, al fortino di Salto di Bruca. Il posto più vicino potrebbe essere il fortino della torre di Roccata, eh? Però potrebbero esserci dei nemici. Da Karuvalstein probabilmente ci arriviamo più facile, ragazzi. Quindi è una scommessa vedere quanto poco tempo ci potremmo mettere. Allora, proviamo a passare di qua, vediamo se riusciamo a trovare un passaggio tra le montagne. Nel caso ci metta troppo, vi avverto che taglierò il video come faccio di solito. Vena di Corundum, non la lasciamo al gioco sicuramente, eh? Questo è poco ma sicuro. Perfetto. Allora scendiamo di qua. Ok. Ah, è morto il capretto. Sì, purtroppo devo fare fuori perché mi servono le corna di capra. Pesci, squame, pesci macellari, mi servono le loro squame, ma non mi fermo a combatterli, avrò altri momenti in cui prenderle. Allora, non mi ricordo che mi sia mai stato imprigionato in questa grotta il sacerdote, perché è random dove viene imprigionato, eh? Sappiate questo. Anche una miniera di ferro, bene, perché mi serve ferro, tanto ferro, ragazzi, soprattutto adesso che vi sto anche preparando i video di Hetfire e sto costruendo le case. Mi servono tanti di quei lingotti di ferro che voi non mi ricordavo ne servissero così tanti, perché abitualmente lo gioco su Xbox One Skyrim, perché lì il modding è migliore, per quanto sapete che preferisco giocare su PS4, molti titoli, su One è migliore il modding per Skyrim. Ecco qua, allora siamo arrivati, dopo aver saltellato come rane di qua e di là. Benissimo, non dobbiamo neanche entrare nella grotta. Come avete visto abbiamo l'urlo completo adesso, per chi sta seguendo anche a questa in principale sapete che ho ottenuto tutto il fusso roda completo. Allora, perfetto. Allora, ok, andiamo a cercare il sacerdote, deve essere da queste parti, eccolo qua. Logrof l'ostinato. Un po' una testa gnucca in effetti, eh. Tu sei qui per uccidermi. Vuoi colpire il potente Logrof mentre è legato e incapace di difendersi? Sono qui per salvarti. Liberarmi? Nessuno sapeva dov'ero quando mi hanno preso. Chi ti manda? Mi manda Boezia. La signora oscura. Ti manda lei? Oh, aspetta. L'altare di Molag Bal. Ma certo.
Devo andare subito a Markarth. Lasciami andare. Ecco, lascia che ti... Ah, libertà. Ora vattene, ho una cosa da fare. Ora vattene, calma, eh. Quindi, ragazzi, lui partirà per Markarth e partiamo anche noi. E quindi io direi teleport appunto per Markarth. Vai. Ok, torniamo quindi alla casa degli orrori, appunto, la casa abbandonata. Più che la casa degli orrori, lui è già andato avanti, mi sa, perché non lo vedo in giro. Quindi, eccoci dentro. Vediamo se ce lo troviamo appena entriamo in casa. Ecco lì, Logroff. Non si può borseggiare. Guarda che devi andare giù, io ho visto fare tutto un giro, una trottola strana. Vai, vai. Che mo adesso ci divertiamo. Dai buon Morag Bar. Stavolta ho il mio campione, Logroff. Cosa? Tu? Mortale, ti consegno la mia mazza in tutto il suo brutale splendore. Strappa lo spirito dalle ossa di Logroff. Fallo inchinare davanti a me. Ecco qua. E ci è stata data la mazza di Morag Bar. Voi mortali e i vostri fragili, deboli e ridicoli corpi. Riprova. Mai più. Mai più. Mi sottometto, Morag Bar. Mi sottometto. Ti arrendi? Sì. Mi doni la tua anima? Sì. Rinunci alla debole e miserabile Boezia. Sì. Ora sei mio, Logroff. Uccidilo. Ok, uccidilo. E questa volta lo ammazziamo per davvero. La mazza di Morag Bar. Ti dono il suo vero potere, mortale. Quando i tuoi nemici giaceranno ai tuoi piedi, martoriati e sanguinanti, sappi che io sarò lì ad osservarti. Grazie, Morag Bar. Ora ho un'anima nell'Oblivion da rivendicare. Occupati della casa mentre non ci sono. Ecco qua, ragazzi, completiamo la casa degli orrori e otteniamo, che ci equipaggia automaticamente il gioco, la mazza di Morag Bar, che era il nostro obiettivo, appunto la nostra arma da ottenere. Eccola qua. Quindi è una mazza che ricorda, veramente gigantesca come arma a una mano, infligge 25 danni al vigore, 25 danni di danno alla magica, riempie una gemma dell'anima se il bersaglio muore entro 3 secondi, quindi fa anche l'effetto di trappola dell'anima. Detto questo, ragazzi, un'arma decisamente simpatica da usare, non necessariamente definitiva per il solito discorso che vi faccio per le armi incantate forgiate da voi, ma detto questo, se vi è piaciuto questo video vi chiedo come sempre di lasciare like per supportare il mio canale e soprattutto vi chiedo di iscrivervi attivando la campanella e in questo modo saprete tramite notifica quando vi carico un nuovo video della quest da Edriche, ma anche delle quest principale e dell'imminente, ragazzi, quest della Gilda dei Ladri che sta per arrivare. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao a tutti e grazie ancora di aver visto questo video.